analizziamo subito la partita. Una partita che ha cambiato faccia più di una volta. Il primo set sembravi un po' in difficoltà, con qualche errore non forzato di troppo. Il tuo avversario invece è stato un po' più solido. Poi nel secondo set, dal secondo set in poi c'è stato un cambio con 9 game di fila, se non sbaglio, che hai fatto, che ti ha dato sicuramente fiducia. Comincia a raccontarci questo, insomma. Al primo set con palle nuove sicuramente lui tira più forte, gioca meglio, io ho subito. Quando le palle si iniziano a consumare, io entro in partita sempre un po' lentamente, sono entrato in partita e ho giocato bene bene. Poi inizia lui a sbagliare qualcosina in più, fino al 4-0 al terzo. Dal 4-0 al terzo invece iniziano a non sbagliare più e sono andato molto in difficoltà, anche perché ho la semifinale, anche stata di 3 ore ieri, e quindi ho avvertito un po' di stanchezza e un po' di fortuna anche, ce la siamo portata a casa sul 6-4. In effetti ti ho visto un po' preoccupato, anche perché ho visto più di una volta che ti toccavi, se non sbaglio, il quadricipite, forse qualche fastidio muscolare, quindi ho pensato volevi chiuderla quanto prima. Quindi ti chiedo, quanto è stato importante prendere quel vantaggio nel terzo set? È stato importantissimo. Senza quel vantaggio, anche con quel vantaggio rischiavo di non farcela, senza sarebbe stato impossibile. E un'altra curiosità, ho visto poi nel finale come esultanza hai fatto un balletto, vuoi raccontarcelo? Perché abbiamo un team di Fortnite, team di amici, li posso nominare? Stefano Modugno, Franco Odiello, e Giuseppe Vazzi e Gianluca Totaro, e dedicato a loro anche. Hai qualche altra curiosità per il nostro vincitore, Antonio? Ma gli obiettivi di quest'anno, non sei più un giocatore che si allena a tempo pieno, però giochi e giochi bene. Allora, avevo smesso 3-4 mesi dopo quest'estate e ho ripreso ad allenarmi da poco, un po' più seriamente. Gli obiettivi davvero non lo so, questo torneo non avevo nessuna pretesa, no? Tutto mi sarei aspettato tranne questo, anche perché c'erano giocatori molto molto forti, anche molto più in forma di me, quindi vedremo per gli obiettivi, no? Adesso non lo so.